No, c'è da cambiare le politiche, non ho mai personalizzato nulla. Io quello che sto dicendo è che bisogna cambiare questo paese e per cambiarlo bisogna cambiare le politiche. E secondo me, in particolare sulle questioni sociali ed economiche, siamo in piena continuità con i governi Monti e Letta, con i vincoli che l'Europa ci ha posto. Così si sta andando a sbattere e io credo che sia interesse nostro indicare una strada diversa e per questo il sindacato, in questo caso la CGIL e la FIOM, hanno delle proposte su tutto, che riguarda come si combatte la disoccupazione in Europa, come si cambiano i vincoli, come si tassa l'evasione fiscale, come si recuperano soldi, come si estendono gli ammortizzatori. Quindi noi è di questo che vogliamo che si parli e mi permetto di dire che la piazza del 25 di ottobre, a diversità del governo Renzi che ha scelto di aprire un conflitto e uno scontro in questo paese, è una piazza che unisce, non c'è bisogno oggi di dividere. Questa contrapposizione tra chi non ha lavoro e chi fa fatica a tenerlo è una sciocchezza perché fa indietreggiare tutti e quindi io penso che il nostro compito è unire tutto quello che in questi anni è stato diviso e rimettere al centro un'altra idea sociale di sviluppo.